Sull'argomento a Isernia perde la vita il noto chirurgo Cristiano Uscher, vittima di un incidente sulla statale 85. Rapine, estorsioni e violenze, queste le accuse contro un minorenne arrestato a Campobasso. Caos, trasporti, finalmente la regione batte un colpo e chiede i danni a Trenitalia. Venafro, dopo il nostro servizio sul degrado al lavatoio, gli ultralocali armati di ramazza lo hanno ripulito. PNALM, anche il Molise, è alla sede di un servizio di sorveglianza a Pizzone, il nuovo centro di monitoraggio. Buonasera dalla redazione di TV Molise. Sgomento a Isernia e nel mondo della comunità scientifica per la scomparsa di Cristiano Uscher a seguito dell'incidente avvenuto ieri sulla statale 85. Il chirurgo era molto noto in città, dove viveva con la famiglia facendo la spola con Padova. Vediamo. Una notizia, quella della scomparsa di Cristiano Uscher, accolta con sgomento dalla comunità isernina e molisana, oltre che più in generale, da quelle delle tante realtà geografiche in cui il noto chirurgo oncologo aveva operato nel corso della sua lunga carriera professionale. Con il capoluogo Pentro, però, aveva un legame particolare da quando, negli anni 2000, aveva ricoperto l'incarico di primario del reparto di chirurgia presso l'ospedale veneziale. Qui, infatti, si era sposato e risiedeva con la propria famiglia facendo la spola con Padova, una perdita che ha scosso anche il web, con centinaia di messaggi di cordoglio provenienti da conoscenti, pazienti e colleghi e l'intera comunità scientifica di cui era un assoluto protagonista, una figura di fama internazionale, 50 anni di attività votati alla chirurgia sia nelle aule universitarie che nelle sale operatorie. Pioniere della laparoscopia, fu il primo in Italia a utilizzare il bisturi a ultrasuoni e i sistemi robotici. 4 specializzazioni e il primo incarico da primario all'età di 38 anni. Ha ottenuto cattedre in numerosi atenei, tra cui le università di Zurigo, Losanna, Heidelberg e Tel Aviv, la Harvard University di Boston, la Johns Hopkins di Baltimora. Ha rivestito ruoli dirigenziali e ha operato in molteplici cliniche e strutture ospedaliere, in Italia ma anche negli Stati Uniti e in Giappone. Tra queste ci sono l'ospedale di Brescia, l'Istituto Tumori di Milano, gli ospedali San Carlo di Milano e San Giovanni di Roma. Da ultimo, l'impegno presso la clinica Cobellis di Vallo della Lucania, conosciuto anche per la disponibilità a intervenire nei casi da molti ritenuti non più operabili. Tra i suoi pazienti, anche tanti volti noti della politica, del mondo dello spettacolo, dell'imprenditoria. Tante le persone che gli hanno voluto rendere omaggio presso la Camera Ardente di Isernia, che resterà aperta fino alle 21 di oggi, mentre le esequie si terranno a Brescia nella giornata di giovedì. I carabinieri di Campobasso hanno arrestato un 33enne della provincia di Bari, già agli arresti domiciliari per rapina e lesioni personali. Il 33enne si era allontanato arbitrariamente dalla propria abitazione, danneggiando il braccialetto elettronico per evitare la localizzazione. Grazie alla collaborazione fra le forze dell'ordine di Bari e Campobasso, l'uomo è stato individuato e arrestato nel centro del capoluogo molisano. Dopo gli approfondimenti investigativi, ne è stato convalidato l'arresto e ripristinata la detenzione domiciliare. E ancora la cronaca, rapine, estorsioni e violenze, queste le accuse contro un minorenne di Campobasso arrestato e trasferito in un istituto di pena minorile. Vediamo il servizio di Gerardo De Luca. Rapine, estorsioni e violenze contro altri minorenni. Sono queste le accuse con cui a Campobasso un 17enne è stato arrestato e trasferito in un istituto di pena minorile nel Lazio su ordine del giudice per le indagini preliminari. Suoi complici, alcuni coetanei con cui avrebbe creato un vero e proprio gruppo. A metà luglio, inoltre, un altro ragazzo era stato arrestato dagli agenti della squadra mobile con l'ipotesi di reato di rapina ed estorsione. Entrambi i ragazzi farebbero parte dello stesso gruppo di minorenni e da qualche mese terrorizzavano i loro coetanei di Campobasso. Gli investigatori avrebbero accertato come i giovani, nel recente passato, abbiano più volte assunto atteggiamenti da bullo contro altri ragazzi. Minacce, richieste di denaro, violenza fisica avrebbero caratterizzato l'operato del gruppo, spesso nel pieno centro cittadino. Gli episodi, ricostruiti dagli agenti, troverebbero conferma nelle denunce presentate in questura da altri ragazzi minorenni, colpevoli di trovarsi soltanto nel posto sbagliato al momento sbagliato.
Caos trasporti, finalmente la regione batte un colpo, esce dal letargo e batte cassa con Trenitalia chiedendo i danni per i disservizi, ci dice tutto Cristian Ciarlante. Caos trasporti, disagi, ritardi, treni sospesi e bus fantasma. Finalmente la regione batte un colpo, esce dal letargo e batte cassa con Trenitalia chiedendo i danni per i disservizi. Quello che è accaduto nelle ultime settimane in Molise ha dell'incredibile. I viaggiatori, costretti a spostarsi con i treni regionali per raggiungere Roma o Napoli, quasi ogni giorno, loro malgrado, devono affrontare delle vere e proprie odissee per arrivare a destinazioni. Oggi la regione Molise ha preso una dura posizione e attraverso una nota ha fatto chiarezza su quanto è successo. La mancata apertura in orario della stazione ferroviaria di Isernia, si legge nella nota della regione, è dipesa da un ritardo di qualche minuto dell'arrivo sul posto di lavoro del dipendente di RFI, deputato all'apertura mattutina della stessa stazione. La mancata presenza dell'autobus sostitutivo alla stazione ferroviaria di Isernia, che avrebbe dovuto trasportare passeggeri dal capoluogo Pentro a Campobasso, è da imputare all'azienda di trasporto che ha appaltato il servizio e che non lo ha assicurato, così come da contratto con Trenitalia. La regione Molise, evidentemente parte lesa in entrambe le circostanze, ha già provveduto a segnalare i disservizi a Trenitalia, a cui, oltre ad imputare le penalità previste dal contratto di servizio, ha chiesto che la stessa azienda rimborsi i passeggeri che hanno dovuto raggiungere Campobasso con un mezzo privato. I cittadini del Molise non possono continuare a subire passivamente questa pesante situazione e questi gravissimi disservizi. Bene ha fatto la regione a fare la voce grossa con Trenitalia. Ennesima proroga per i commissari delle comunità montane. La giunta regionale ha designato i commissari delle soppresse comunità che saranno in carica fino alla fine del 2025. Restano quindi al loro posto i commissari liquidatori Michele Nardacchione, Giovan Carmine Mancini, Pompilio Sciulli e Alessandro Amoroso. Per ognuno di loro è previsto un compenso onnicomprensivo pari a 1.850 euro lordi mensili. È tornato a riunirsi questa mattina il Consiglio regionale del Molise. Continua il botta e risposta tra maggioranza e opposizione sui temi dell'autonomia differenziata e del secondo sottosegretario. Vediamo il servizio di Francesco Adamo. Si è riunito oggi il Consiglio regionale del Molise, i temi più caldi, quelli legati al referendum per autonomia differenziata e sottosegretario. Il governatore Roberti ribatte alla Fanelli, non ci sono costi aggiuntivi alla politica a differenza del referendum. Ma non racconti chiacchiere che lo statuto comporta l'aumento dei costi, assolutamente, i costi restano invariati. E aggiungiamo che ci siamo anche informati sul referendum, ecco, diciamo che le elezioni regionali del 2003 sono costate alle casse regionali 2.100.000, un referendum costerebbe 2.100.000. Noi facciamo un referendum su un principio, quello che non si può piegare le istituzioni, la macchina organizzativa, gli interessi di parte per mettere a posto un accrocco. Era rimasto fuori qualcuno dalle poltrone, il centrodestra, si è dovuto riformare la carta costituzionale regionale, che è lo statuto, per mettere a posto questo. È gravissimo. Non siamo proni al governo Meloni, all'accordo fra la Lega che vuole la secessione dei ricchi, che vuole lasciare tutti i soldi per la nostra sanità, per le scuole, per i contratti giusti, per le infrastrutture al nord, la Meloni che vuole il premierato, Forza Italia che vuole una riforma della giustizia. È un patto sceleris fra soggetti politici che verrà fermato dai cittadini italiani, in particolare da quelli molisani. Se saranno definiti LEP vuol dire che dovranno essere messe delle risorse a disposizione di ogni regione affinché questa regione raggiunga lo stesso livello sociale ed economico delle altre regioni. Se queste risorse non ci sono, non ci potrà essere autonomia differenziata. Il presidente Roberti torna sull'argomento sanità. Stiamo lavorando, il ministro si è messo a disposizione proprio per verificare alcuni miglioramenti della nostra sanità e alcune criticità che potranno essere superate con un provvedimento ad hoc che stiamo in qualche maniera discutendo con il governo e quindi tenendo conto anche della prossima finanziaria. Su questo siamo fiduciosi, ma soprattutto abbiamo il supporto della struttura del Ministero e quindi in questa maniera cerchiamo di andare avanti e di portare a termine quello che può essere un provvedimento che aiuterà il Molise ad avere la possibilità di uscire dal commissariamento. PNALM, anche il Molise ha una propria sede del servizio di sorveglianza a Pizzone, il nuovo centro di monitoraggio, importante strumento di tutela ambientale e sviluppo del territorio. Vediamo.
un primo passo verso una nuova spinta alla valorizzazione del versante molisano del Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise, con l'inaugurazione della nuova sede a Pizzone del servizio di sorveglianza dell'ambito volturno del PNALM. Innanzitutto è un luogo dove ci sono i guardiaparco, hanno la sede stabile i guardiaparco del Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise. Secondo luogo, ha anche una zona di foresteria piccola ma destinata ad accogliere studiosi, ricercatori, volontari che vogliono venire a passare un periodo di lavoro qui da noi. Il parco, voglio ricordarlo ancora una volta se ce ne fosse necessità, è certamente conservazione di questo patrimonio bellissimo che abbiamo alle nostre spalle. Il parco però è anche educazione ambientale, è anche documentazione, è anche ricerca scientifica, è anche sviluppo economico e sociale. Poter disporre di una sede del servizio di sorveglianza significa inoltre assicurare che valorizzazione e rispetto dei luoghi procedano di pari passo. Un presidio tangibile della presenza del parco. Noi dobbiamo portare, al di là di quella che è la vocazione naturale di un parco, che è quella della conservazione, dobbiamo associare a quella conservazione del nostro bellissimo territorio, di questa parte della provincia di Terni e del Molise, a quello che deve essere lo sviluppo socio-economico che in altre parti del parco, soprattutto nella parte abruzzese, ha rigenerato alcuni territori. E quindi un'area interna come questa dell'Alto Volturno deve valorizzare queste sue bellezze naturalistiche. Un obiettivo centrato per le comunità molisane che da tempo chiedevano interventi mirati sul versante locale del parco. Diciamo che era ora perché è un qualcosa che stiamo perseguendo da troppi anni, e credo che da troppi anni il territorio, il versante molisano che ricade nel Parco Nazionale d'Abruzzo, sia stato eccessivamente trascurato. Quindi, come ho detto prima, nell'introdurre l'inaugurazione, io, in stretta collaborazione con il direttore Sammarone, mi sono incaponito su questo aspetto, mettendo appunto a disposizione un qualcosa che rendesse dignitoso la nostra appartenenza al Parco Nazionale, che rendesse dignitosa la presenza delle guardie del parco nel nostro territorio. Benafro, dopo il nostro servizio sul degrado al lavatoio, gli ultra locali armati di ramazza lo hanno ripulito, e ce ne parla Domenico Marzocchella. Le immagini del lavatoio sporco, tanto da sembrare una pattumiera, risalgono a ieri mattina. Ecco com'è stamane. Pulito al punto che per terra ci si potrebbe mangiare. L'iperbole, una stoccata a chi, in civile, lo ha fatto davvero, lasciando tutto lì. L'incantevole passaggio ripulito, così le acque cristalline del San Bartolomeo che scorre tutto intorno. E nello specchio d'acqua, molte di meno le lattine sul fondale, anche le oche sembrano apprezzare. A pulire tutto i ragazzi del gruppo Ultras Venafro, armati sì, ma di ramazza, guanti e tanta buona volontà, ieri pomeriggio si sono dati da fare. E come a vedere i risultati? Gli scatti ripresi su una pagina Facebook dedicata alla città. Leggiamo il post, fa riferimento anche alla nostra emittente. Questi ragazzi, dopo il servizio di TVI sulle condizioni pietose della zona lavatoio, si sono organizzati e hanno ripulito la zona in maniera eccellente. Questo significa amore per la città. Un amore, aggiungiamo, corrisposto con discrezione. I protagonisti dell'iniziativa non ci tengono a essere intervistati né a mettersi in posa davanti a una telecamera o ad altro obiettivo. A proposito del messaggio, invece, destinatari gli incivili e i vandali che, stando a quanto stiamo vedendo in questi giorni, in città non mancano. E poi ce n'è un altro: mai giudicare in modo prevenuto situazioni o persone, bensì guardare di volta in volta i fatti. E sì, perché la sorpresa è dietro l'angolo, in questo caso dentro al lavatoio. Il capogruppo di Forza Italia al Consiglio Comunale di Campobasso, Domenico Esposito, chiede la convocazione di un consiglio monotematico sul centro storico per discutere di sicurezza e valorizzazione commerciale e culturale del Borgo Antico. Sentiamo Francesco Adamo.
Fallito il tentativo del centrodestra di governare la città di Campobasso per determinare le azioni da adottare per il centro storico, si ripropone la pratica della richiesta di incontri monotematici. È quello che ha fatto Domenico Esposito, vicepresidente del Consiglio Comunale di Campobasso, presentando la richiesta di un monotematico sulla questione sicurezza nel centro storico della città. Inoltre, chiedendo di affrontare la valorizzazione commerciale, storico-culturale e turistica del borgo antico. L'intenzione di tutti i gruppi di centrodestra, dice Esposito, è quella di attivare un vero e proprio piano strategico di rilancio dell'intera area che tenga conto di tutti i lavori in essere nell'area, ad iniziare dal Castello Monforte fino a tutti i percorsi di valorizzazione delle radici culturali della città, dalla casa di Delicata Civerra al Museo Sanitico che lì insiste, alla Torre Terzano, alla Campobasso Sotterranea, nel tempo dare valore alle piccole e medie attività che insistono in quell'area. L'artigianato di Piazzetta Palombo, il valore del largo di Fondaco della Farina, il largo San Leonardo, dei vicoli e di tutti i luoghi che lo compongono, che devono ritrovare nuova vita e nuova linfa. Esposito aggiunge che si è pensato ad un rapporto collaborativo con l'Università del Molise per verificare la fattibilità di realizzare in quell'area anche case dello studente diffuso. La richiesta del monotematico è fatta, si attende ora il dibattito in aula per verificare se nel centro storico la destra e la sinistra possono avere un punto d'incontro. Il centro sportivo Mario Dianni, annesso alla scuola, ristrutturata come in un campus americano, è l'obiettivo del sindaco di Cerro al Volturno, Remo Dianni, intervistato da Domenico Marzocchella. L'imponente castello che domina dall'alto, come a proteggere ancora a distanza di secoli tutta la valle. In basso, sui campi in erba sintetica, ragazzi corrono dietro un pallone, i più grandi si allenano, gli altri giocano, tutti si divertono. L'iconico riferimento iniziale ha tolto ogni dubbio. Siamo a Cerro al Volturno, nel centro sportivo Mario Dianni. Ultimata nel 2017, quella struttura, moderna e funzionale, è un punto di riferimento per gli sportivi della valle. Potrebbe esserlo ancora di più, ci dice con malcelato rammarico Remo Dianni. In realtà l'impianto, come una persona che lì si allena, di anno in anno, tra virgolette, si irrobustisce. Il sindaco ci mostra gli spazi in cui sorgeranno un campo polivalente per basket e volley e un'area dedicata al paddle. C'è un sogno, ci dice Dianni, che con la ristrutturazione della scuola del paese, la Dante Alighieri, praticamente annessa al centro sportivo, sta per diventare un obiettivo concreto. L'idea che ci ha animato dall'inizio, proprio dal 2014, quando ci siamo insediati per la prima volta, siamo al terzo mandato, era quello di creare un campus all'americana, dove la sport e scuola convivessero nello stesso luogo, ed è quello che stiamo cercando di realizzare e stiamo realizzando, perché ora i lavori per l'abbattimento e la ricostruzione della nuova scuola Dante Alighieri sono iniziati, quindi devono solamente proseguire, ed è quello che a breve sarà realtà. Noi abbiamo un sacco di richieste di squadre che vogliono venire a fare la preparazione, ma non solo, la preparazione atletica qui a Cerro al Volturno. Il problema è che non sappiamo dove ospitarli qui in paese. Speriamo che nei prossimi anni riusciremo a colmare anche questa lacuna e trovare anche delle soluzioni per far sì che questa tipologia di turismo possa essere realizzata anche qui a Cerro al Volturno. Nina Zilli incanta Termoli, la celebre artista ha concluso i festeggiamenti per San Basso con un concerto che ha attirato migliaia di spettatori. Scopriamo di più con Gerardo De Luca. Grande successo per Nina Zilli a Termoli, che ha concluso i festeggiamenti dedicati a San Basso con un concerto che ha attirato migliaia di spettatori. E tu sai, bimbo mio, che impazzito sto tanto per te. L'artista, che ha sviluppato il suo stile musicale negli Stati Uniti, nel 2009 ha firmato con la Universal, ottenendo un successo mondiale con il singolo 50.000, inserito nella colonna sonora del film Mine Vaganti.
con diverse partecipazioni al Festival di Sanremo e numerosi riconoscimenti discografici, tra cui 3 dischi di platino e 4 dischi d'oro, la cantante è riuscita a rendere la serata di ieri al Porto di Termoli tra le più belle che il Molise ricordi. E ora andiamo a vedere le news di oggi dall'Italia e dal mondo con Antonia Cristinzio. Le ultime dal Medio Oriente su Sky TG24, attacco droni al confine con il Libano, l'IDF che comunica è stato un nostro razzo, il Galilee Medical Center di Nahariya ha fatto sapere che sono 7 i civili rimasti feriti nell'attacco, un'indagine iniziale dell'IDF ha poi accertato che è stato un razzo intercettore israeliano a cadere a sud di Nahariya provocando diversi feriti, continua l'attesa per la risposta iraniana contro Israele, Iran si dice pronto a colpire ma non vuole un'escalation. Secondo i media locali, Muhammad Ismail Darwish sarà il successore di Haniyeh, il leader di Hamas però smentisce consultazioni ancora non complete. Sull'ANSA ancora notizie dal mondo, USA 2024, Harris sceglie come vice Tim Walz, il governatore del Minnesota, il 60enne è un veterano della politica e dice siamo pronti a vincere. La cronaca su TGcom 24, Roma, un'anziana trovata morta in auto, il marito confessa, i due si stavano separando, vittima una 72enne, l'uomo di 73 anni è entrato in una tabaccheria dicendo di aver ucciso sua moglie, è stato fermato dai carabinieri poco dopo, inutili soccorsi per la donna. Parigi 2024 sull'ADN Kronos, dopo il caldo in camera e la Senna inquinata, ora i vermi nel cibo, il nuotatore britannico Adam Peaty dice sono stati trovati dei vermi nei piatti di pesce della mensa del villaggio olimpico. Carla, queste le ultime dall'Italia e dal mondo, a te. Grazie Antonia e con la rassegna serale è tutto, grazie per essere stati con noi e buona serata.